Per sopravvivere la violenza di genere ha bisogno di veramente molto poco. Spesso ha bisogno solo delle parole giuste, quelle della vittimizzazione secondaria. E tutti noi e tutte noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito qualcuno dire una di queste frasi. Beh, se non ti ha picchiata, allora non è violenza. Quindi vuol dire che se un uomo, il tuo uomo, il tuo compagno, ti chiama Troia, puttana dire che va bene, che non è violento? È solo un litigio, è solo una spinta, non facciamone una grande storia. Allora, uno schiaffo è sempre una violenza fisica, perché dallo schiaffo al pugno, dal pugno al coltello, quindi bisogna reagire subito. Un uomo che vi mette le mani addosso, mollatelo immediatamente. Cat calling, ma dai, ma sono solo complimenti. Cat calling, eh, certi Apprezzamenti in pubblico sono volgari e anche intimidatori. E quindi, signori uomini, maschi, astenetevi dal fare certi commenti. È un bravo ragazzo, è geloso come lo sono tutti a quell'età. Eh, non voleva far male, sarà sicuramente stressato. Allora, lo stress non c'entra ovviamente niente, quindi basta giustificare i cosiddetti bravi ragazzi che sono infantili, aggressivi e irresponsabili. Certo che se ti vesti così non ti aiuti. Io non so se la soluzione sono il burkini o il chador, non eh, piuttosto il rispetto e la buona educazione. Io trovo che sia intollerabile che un maschio non sia in grado di controllare il suo muscolo centrale, chiamiamolo così, ed è intollerabile fare passare la vittima per colpevole di una provocazione. Se è possessivo vuol dire che si preoccupa per te, che ci tiene. La gelosia è... Un'altra forma di aggressività, l'83% degli italiani pensa che la violenza è causata dall'idea che la donna sia di proprietà del maschio. Quindi abbiamo un problema, un grosso problema e vuol dire che il lavoro di emancipazione, il lavoro che riguarda tutti, maschi, femmine, tutti noi, è appena cominciato. Cominciamolo. Perché non te ne vai? Alla fine se rimani è anche un po' colpa tua, no? Questa frase che sentiamo dire molto spesso credo che illustri perfettamente una uh, cultura patriarcale che non insegna alle ragazze da piccole intanto a dire di no e non insegna che noi abbiamo un uh, diritto. Alla libertà, all'autonomia, è un nostro diritto. Se non ce la facciamo ad andarcene da una relazione tossica, per fortuna ci sono degli aiuti. Ci possiamo rivolgere ai tanti centri antiviolenza, oppure possiamo chiamare il 1522, 1522. Quindi, se non ce la facciamo da sole, facciamoci aiutare.